Ciao amici del MyLab, quanto a lungo vivremo? Oggi parliamo di questo gigantesco interrogativo, ma prima, come sempre, ti chiedo di condividere questo video con i tuoi amici. Condividilo in tutti i modi possibili e mi raccomando, iscriviti al nostro canale in modo da tenerti aggiornata su tutte le novità di quello che pubblichiamo. Ho preso spunto per questo video da un articolo, anzi da una ricerca che ha generato tantissimi articoli, dove si vede che negli Stati Uniti l'aspettativa di vita sta calando da ben 4 anni di seguito. Questo articolo è del 2018 e diceva già che per 2 anni di seguito si è visto che gli statunitensi durano meno, vivono meno. La vita media dell'americano è diminuita. Cosa piuttosto strana perché da molto tempo, da più di un secolo, le persone vivono sempre di più ed è piuttosto normale che almeno negli paesi sviluppati ci sia un aumento dell'aspettativa di vita perché le condizioni igieniche stanno migliorando, la disponibilità di cibo è migliorata, la disponibilità di cure mediche che ti salvano anche se ti ammala è migliorata e stava migliorando gradualmente. Ma ecco che improvvisamente gli Stati Uniti fanno un capitombolo. Se guardi questo grafico, nella linea verde per 4 anni l'aspettativa di vita degli Stati Uniti è diminuita. Ed è diminuita contrariamente a quello che avviene negli altri paesi, per ora. Mi sono documentato con un po' di informazioni, per esempio ho guardato in questo sito di statistiche che è meraviglioso, da un sacco di grafici, e in effetti dice che a quanto pare ci sono delle chiare diminuzioni della vita, dell'aspettativa di vita nell'America. E mostra anche dei grafici che cercano di farci capire il perché è diminuita questa aspettativa di vita. Tra le prime cause mette il fumo e l'obesità. Quindi cercando di dare una spiegazione, guardando le statistiche, mette fumo e obesità. Che il fumo diminuisca l'aspettativa di vita forse non era affatto una novità. Neanche l'obesità. Ma quello di cui mi sto occupando non è gli Stati Uniti in sé, è che di solito gli Stati Uniti sono più avanti di noi in tutto e anche nelle tacchiate, perché a quanto pare l'epidemia di cattivo stile di vita non è confinata all'interno degli Stati Uniti solamente. In realtà però guardate il grafico della vendita di sigarette nel mondo. Così come in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti negli ultimi decenni la vendita di sigarette e quindi quanto la gente fuma è diminuita brutalmente. Anzi, a dire la verità, in questo esatto momento, guarda il grafico, gli Stati Uniti hanno un'incidenza di fumatori che è minore di tutti gli altri stati considerati in questo grafico. Quindi, di sicuro, il fumo non ti aiuta a stare in salute, faremo anche degli esperimenti su questo, ma è difficile dire che questo calo di aspettativa di vita degli ultimi 4 anni sia dovuto al fumo, che è diminuito negli ultimi decenni. Mettiamocela via che lo stile di vita è una questione che dobbiamo ancora imparare a capire. Qual è lo stile di vita che ti tiene sano e longevo? Anche perché, guarda questo grafico qua, questo è quello tratteggiato, è lo stato di salute delle persone medie. Il punto non è vivere a lungo, non è vivere 150 anni, vivere 120 anni. Certo, si può arrivare a questo, ma in che condizioni arrivo a vivere 120 anni? È questo che io e te dovremmo chiederci e dovremmo anche darci una bella risposta. L'importante è restare sani e vigorosi fino all'ultimo giorno. Questo è lo stato ideale. Diciamo che uno potrebbe già ora durare fino a 90 anni in stato di salute, vigore e lucidità mentale e poi quando il corpo non ce la fa più si spegne. Se guardo le persone anziane che io prendo come esempio e che hanno 85, 90, 95 anni, caspita, sono così. Non dico che facciano le maratone o che facciano il tiro al piattello tutti i sabato pomeriggio, ma queste persone, guarda caso, hanno uno stile di vita che li porta a mangiare moderatamente, a integrare con le giuste vitamine e a fare parecchio movimento, attività fisica, non per forza sportiva, ma costante e continua. La curva tratteggiata è quella dell'italiano medio, dell'europeo medio, dello statunitense medio, cioè
è sano fino a 55-60 anni e poi tac, che sfortuna, si becca il diabete, si becca l'ipertensione, e i chili che ha accumulato, ma è normale, negli anni cominciano a dargli fastidio, ha male di qua, ha male di là. Ci stiamo abituando a una condizione che non è normale. In tutto questo hanno a che fare anche le carenze croniche di micronutrienti, cioè mancanza di vitamine e mancanza di minerali. Il problema è che queste cose influenzano e causano le malattie croniche. Vedi, qui c'è un elenco di cosa intendo con malattie croniche: diabete, prediabete, cardiopatie. I tumori sono considerati delle malattie croniche, cioè tutte quelle malattie che durano più di 3 mesi, dice la scienza medica nella sua definizione. Patologie gastrointestinali. Non è un caso, ragazzi, che abbiamo dedicato così tanto sforzo a creare dei programmi con l'aiuto di biologi, dottori e analisi quantitative delle urine, del sangue e così via. E abbiamo creato i programmi del MyLab per aiutare le persone che hanno un sacco di problemi gastrointestinali. E non è solo una questione di togliere il gonfiore o il mal de panza. È un problema di prevenire le malattie croniche, perché poi queste cose qua peggiorano e degenerano in malattie gravi. Non parliamo del fatto che stanno proliferando le malattie autoimmuni e così via. Sono cose correlate alle carenze di vitamine e minerali, ma tu devi sapere quali sono le vitamine e i minerali che mancano a te, non qualcosa di generalizzato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che almeno il 60% della mortalità del pianeta è correlata a malattie croniche che hanno a che fare con carenze nutrizionali. Quindi abbiamo avuto il primo segnale dagli Stati Uniti: la curva dell'aspettativa di vita sta calando. Siccome noi non siamo messi tanto meglio, anche se devo dire che qui in Italia veramente si mangia meglio e abbiamo cibo migliore per ora, il problema è che riguarda anche noi, non vogliamo finire nella stessa spirale discendente dove sono finiti loro. Mettiamocela via che questo ha a che fare con lo stile di vita. Questo da un lato è una bella notizia, perché amico mio, amica mia, lo stile di vita dipende dalle nostre scelte. Perlomeno questa automobile della vita la guidiamo noi, possiamo decidere se andare a destra o a sinistra. Per queste cose noi abbiamo sviluppato dei programmi, programmi del MyLab, e questo consiste in consigli nutrizionali, diete su misura, consigli sugli integratori, consigli sullo stile di vita. Sono cose fatte con atteggiamento scientifico e vedrai che quando hai qualcuno che ti segue e sai che cosa fare, ti trovi decisamente meglio. Quindi posso esortarti a fare attenzione al tuo stile di vita, e se hai bisogno di aiuto, hai bisogno di chiarimento, chiamaci, contattaci, scrivici via WhatsApp senza impegno, basta che tu ci faccia delle domande. Stiamo organizzando un team di persone dedicate esclusivamente a rispondere alle domande. Abbiamo fatto questo sforzo e siamo contenti di quelli che sono i risultati che stiamo avendo. Ciao e al prossimo video.